Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi siamo qui nel video dove vediamo la struttura per i pomodori, un tipo di sistema per i pomodori che ho fatto quest'anno. È ancora da finire perché ho ancora da andare a ritirare lo spago che al consorzio dove vado io non ce l'avevano, dove arrivarli, e quindi andrò in questi giorni. Però per intanto vi faccio vedere un attimino com'è ultimato lo spago. I pomodori sono bellissimi, guardate. I pomodori sono bellissimi. Quella è una varietà che, quando avremo il pomodoro, ve ne parlerò. È una varietà antica che si chiama Grosso, che però matura in autunno. Quindi li ho messi là in fondo apposta perché così rimangono lì. Se qui voglio piantare roba invernale, poi dopo vedrò cosa fare. Là rimangono e mi danno degli ottimi pomodori. Adesso vedete che diramazione che hanno fatto, vedete che roba. Adesso qui si va a tenere quella più bella. Comunque bisogna sfeminellarli i pomodori, che ne parleremo. E ne parleremo anche di questa cosa qui. Però la struttura di pomodori che ho deciso di fare, tralasciando un attimino il mio arcano lì, ma non importa perché comunque non avevo piantato abbastanza bene il palo. Adesso il palo è bello saldo perché comunque l'ho dato da bere, la terra si è compattata, è bello saldo. Penso che sia una struttura questa che possa rimanere anche permanente. Cosa vuol dire permanente? Quindi che è una struttura dove i pali, un palo lì e l'altro palo lì, che vi racconto la storia di questi pali qua. Allora, la storia di questi pali qua, che vedete che hanno sopra 1, 2, adesso voi non vedete 3, 4 fori, vediamo se riesco a farvi vedere. Vabbè, lì e lì hanno dei fori, praticamente erano dei pali per stendere. Poi sono stati tolti perché non andavano più usati e via dicendo, sono stati messi da una parte. E quest'anno, essendo che avevo questi pali qua, ho detto ma faccio un esperimento, prendo questi pali e provo a fare la struttura, ecco. Sull'orto, quello a casa, che vedrete anche quella struttura lì, è veramente una cagata perché ho fatto con tutto materiale di recupero perché non sono andato a comprare niente, ma purtroppo è così. L'anno prossimo anche là comprerò dei pali, invece questi ce l'avevo, e essendo che li ho messi qua perché qua ho dei pomodori che vanno abbastanza alti come un cuore di bue, come i grossi antichi, come i cosi, come si chiama, San Marzano, chissà Marzano, che tra parentesi potrebbero anche dire Cirio, quelli da conserva, non vanno tanto alti, però insomma, ecco, per capirci, insomma, ho fatto questa struttura prevalentemente perché avevo dei pomodori che andavano alti come il cuore di bue. È un pomodoro che, il cuore di bue è rugoso, è un pomodoro che va tanto alti, quindi ho deciso di fare questa struttura. Questa struttura è molto semplice, praticamente palo in ferro, che adesso non è stato colorato né niente, non è stato ristrutturato perché l'ho messo all'ultimo momento, così mi è venuto in mente, ho detto glielo metto e fine della storia. È stato fatto un buco con una trivella manuale, che è molto semplicissima. La trivella manuale si gira, si toglie la terra, si impianta il palo, si mette la terra, si batte con un bastone o con qualcosa per compattare la terra. Una volta fatto il lavoro, ho piantato queste tavole qua che mi tenevano il palo bello dritto, l'ho legato con i ferri, ho praticamente bagnato con l'acqua, gli avrò dato sì o no 20 litri di acqua qui che si compattassero in due giorni diversi. E dopodiché ho tirato questi ferri qua. Una volta che ho tirato questi due ferri qua, e ho fatto la stessa cosa di qua, vedete? Ho fatto la stessa cosa di qua, li ho tirati, non li ho tirati con un, vedete? Non li ho tirati con un tirante perché non mi interessava. Se per caso vedo che quando metterò i ferri e metterò, scusate, gli spaghi, sarà un pochettino una struttura scarsa, comunque andrò a diciamo rinforzare, quindi a metterci magari due tirantini, quelli classici da pochi soldi, quelli da recinzione, per capirci, non se ne uno qua. No, quelli della recinzione, comunque, per capirci, semplicissimi verdi che si tirano con la chiavetta del 13, ecco, per capirci. Qui avevo già una struttura, avete una rete che ho messo, ma comunque mettendoci il palo tutto storto l'andrò a sistemare l'anno prossimo, non c'è problema. E vedete, l'ho legata qui. Una volta legato questo palo, ho tirato i ferri. Tirando i ferri sopra, vedete, li ho tirati da una parte, li ho tirati dall'altra, vedete, ho fatto un semplice tipo arrotolamento. Questo palo qui mi andava verso di quello di là, quindi veniva tirato, perché essendo che sotto la terra era dura e non si era ben compattato, andava a tirarsi, quindi si sorgeva. E quindi cosa ho fatto io? Per cercare di tenere un po' in linea tutto, ho messo quest'altro ferro qui, vedete, che è un ferro sempre, comunque questo qua è un ferro, diciamo, che va a fare da controtiro, quindi vado a fare da saetta, per capirci. All'inizio volevo metterci un ferro che partisse da là, vedete, partisse dal buco centrale, vedete? Partisse dal buco centrale e mi andasse fino in fondo, però poi ho visto che aveva poco tiro, quindi non tirava tanto forte,
e non mi faceva tenere il palo dritto. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto questa saettina lì che ho messo lì così, e in poche parole ho messo questo picchetto là in fondo, ecco, che poi comunque il picchetto quando si potrà togliere il ferro e via della storia, ecco. Comunque il palo è bello solido, comunque dobbiamo fare calcolo che i pomodori hanno un loro peso, soprattutto i cuori di bue, però se noi praticamente facciamo una struttura buona come questa qui che sto testando, penso che sia buona. E insomma, ecco, comunque adesso io fermo il video perché vi ho fatto vedere così, vi ho giusto accennato un minuto il discorso. Io in questi giorni, essendo che i pomodori sono belli alti e belli grandi, in questi giorni devo procurarmi lo spago e poi continuerò il video quando avrò messo lo spago, che vi farò vedere come metterò lo spago, ecco. E la pulizia dei pomodori, la sfemminellatura, la farò quando legherò i pomodori, quando li girerò, ma comunque vedete che sono belli. Vanno tolti questi femminelle qua, ciao, vanno tolte così le femminelle, vedete, vanno puliti e vanno lasciate ovviamente le fioriture, non vanno tolte le fioriture, ecco, per capirci. Ecco, questo qui è un pomodoro bello sfemminellato, vedete? Però comunque delle femminelle ne possiamo parlare in un altro video a parte, ecco. Io ora vi saluto e ci vediamo quando ci riprenderò il video, quando avrò preso gli spaghi, che metterò gli spaghi, farò le legature e niente, vi farò vedere la struttura finita e dopo vi darò i miei pareri. Eccoci qua amici, allora ho legato gli spaghi, avete visto un pochettino il lavoro che ho fatto. Questo è lo spago semplicissimo di nylon, se conoscete è spago quello per le imballatrici, per le ballette quadre. E insomma, in poche parole, ne ho preso un rotolo, io ne ho presi due rotoli perché un rotolo me lo tengo di scorta se mi serve da fare qualcosa sull'orto. Comunque costa, sul consorzio l'ho preso io, un bel rotolo grande, costa 3,90 euro, però non un rotolo da 3 km come quello delle imballatrici, ma un rotolo semplicemente di spago. Io penso che ci sia dentro 500 metri di spago, penso, no, 500 metri, scusate, penso che ci sia dentro 200-300 metri di spago, penso, comunque non lo so perché vanno a peso, ma comunque vabbè, lasciamo stare il discorso. Adesso io mi prendo un paio di forbici perché faccio vedere il lavoro che ho fatto. Ho un po' fatto il lavoro finché facevo, prendevo la pianta, vedete? Prendo la pianta, ovviamente se ci sono erbe infestanti che dovrò pacciamare tutto, toglievo, poi facevo così, guardate, non so se riuscite a vedere, tagliavo ovviamente femminelle, tagliavo una o due foglie, prendevo lo spago,
glielo passavo attorno, lo facevo leggermente un po' messo in tiro, ma non, no, un po' messo in tiro ma non troppo, vedete, facevo, diciamo, un po' il sistema di tirarlo, lo mettevo un attimino così, poi di che passavo, facevo il doppio nodo, che così non va a stringere, un doppio nodo, vedete, tiravo, chiudevo e a posto. Poi dopo va arrotolata la pianta, adesso questo qua è un nodo abbastanza libero perché comunque la pianta si dovrà ingrossare tutto quanto. Comunque in questo video vi voglio far vedere anche come tolgo io le femminelle, quindi io guardo bene fusto principale, come potete vedere qua, fusto principale, adesso vi faccio un attimino una zoomattina. E poi cosa faccio? Prendo il fusto principale e tolgo, vedete, all'ascella della foglia, quindi è così la cosa, è così, ramo principale, foglia, quindi scusate, ramo principale, foglia vegetativa, e questa qui è da tagliare via perché è la nostra femminella. Quindi in poche parole ho fatto così, guardo sempre dove ci sono i grappoletti di fiori, li lascio e non faccio altro che non faccio altro che togliere così le femminelle e facendo le parti sotto, quindi le due foglie sotto che toccano il terreno, io le tolgo se sono grandi, le tolgo, se sono piccoline le possono crescere e basta. Questa è la pianta finita così. C'è un'altra femminella qui, vedete? Questa qui, adesso speriamo che riuscite a vedere, faccio ancora un pelo di zoom qui. Vedete, questa qui è la femminella nostra, vedete, questa qui. Questa qui è la nostra femminella, vedete, foglia. Quindi foglia qui, ramo principale, femminella. Io adesso prendo, ciao la femminella e via. Questo è il lavoro. Poi dopodiché prendo il mio spago, questo qui, e arrotolo la semplicemente la pianta così intorno allo spago, vedete, non faccio altro che arrotolare la pianta. Col vento farà così, la pianta si muoverà finché vorrà, però starà molto ferma, ecco, come discorso. Adesso vi faccio vedere l'ultima pianta, vi faccio vedere un'altra pianta dove tolgo le femminelle, dopodiché chiudiamo il video qui e siamo a posto, ecco. Pianta, guardate, pianta con lo spago legato, ovviamente, quindi la legatura è stata fatta. Poi dopodiché cosa facciamoci? Vedete? Qui sotto abbiamo una femminella, la andiamo a togliere, tac. Femminella tolta, getto tolto. Qui abbiamo la doppia cima, come si può dire, in certi pomodori qui c'è la doppia cima, guardate. Intanto qui c'è un'altra femminella, guardate. Qui c'è un'altra femminella, quindi la vado a togliere, si può fare con le mani, con la forbice. Qui abbiamo la doppia cima, io prendo la cima, quella che ha già i fiori, la lascio e tolgo via quell'altra. Fatto il lavoro, prendo, arrotolo la mia pianta qui, diciamo, intorno alla cosa del genere, così, e siamo a posto, finita la storia. Questo è il lavoro che io faccio quando lego i pomodori. Qui adesso c'è stato fatto, qui è stato fatto, boh. Questo è il lavoro che faccio io quando lego i pomodori, ecco. Adesso non faccio altro, nessun tipo di lavoro, quindi è così, ecco. Eccoci qua, abbiamo visto che prima ho legato i pomodori, vi ho fatto anche vedere il discorso delle femminelle, quindi che ho sfemminellato i pomodori, che comunque vedete le piante di pomodori sono anche belle, guardate qui, sono anche belle e le ho tolto, stanno già andando a fiore, quindi io qua le ho fatte belle. Ecco, adesso finiamo il video, questo sarà l'ultimo video, poi li vedremo in produzione. Allora, abbiamo visto i pali. Abbiamo visto i pali che ho messo, abbiamo visto i cosi che ho messo, ho messo tutti quanti i ferri, tutti quanti i fili si verranno in tensione, leggermente in tensione, quando praticamente la pianta verrà torcigliata contro il filo, allora il filo andrà in tensione perché avrà il peso da tenere e andrà in tensione, ecco, ma non c'è nessun problema, così via. Adesso, altra cosa che vi voglio far vedere, dato che, vabbè, qui vedete che c'è un groppo perché... E le matasse di filo sono unite perché comunque sono bobine che fanno tutte quante in serie con la rotolatrice. E via dicendo, ecco. Altra cosa che voglio far vedere ora, che vi stavo dicendo, e sono le piante di pomodori. Vedete, questa qui è una pianta di pomodoro da sfemminellare, guardate. Quindi vedete, si tira via questa che è la femminella e la pianta così, vedete. Altra femminella che è questa qui, guardate che roba, questa qui è un'altra femminella e finito il lavoro. Quindi la femminella sta sempre così. Questa è la nostra femminella, sta sempre tra la foglia e il fusto principale, ecco, e niente. Ora l'ultimo piccolo dettaglio che io voglio far vedere dei nostri pomodori sono che questi qua sono pomodori coltivati in una maniera differente, ecco. Allora qui vedete che ho le cipolle, adesso io passo, qui c'è un pomodorino, vedete, che praticamente è stato rimesso perché era andato praticamente...
era morto, allora l'ho rimesso, dato che ce n'avevo già, ne avevo uno. Altra cosa che voglio dire è il tipo di concimazione che gli ho fatto i pomodori e soprattutto come li ho coltivati questi pomodori. Forse era meglio essere rimasti di là, ma comunque vi dico che questi pomodori li ho praticamente concimati con il mio compost. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto i solchetti, due solchi, vedete qui la differenza, due solchi, un solco qua, un solco là. Ho praticamente piantato i pomodori, poi dopodiché cosa gli ho fatto? Gli ho fatto la rincalzatura. Prima di fargli la rincalzatura ho riempito completamente il solco di compost. Per fare queste piante di pomodori qua, che saranno 30 piante di pomodori piantate 20 cm vicine, ho utilizzato circa 2 secchi di compost da 14 litri di compost mio. Ho messo il compost, ho chiuso la rincalzatura. E in mezzo ai pomodori cosa ci ho piantato? Guardate, queste sono calendule. Perché ho piantato le calendole? Perché la calendola attira le api e soprattutto fa l'impollina, aiuta le api, e quindi le api verranno sul fiore della calendola, poi sul fiore del pomodoro, quindi impollinano. E poi soprattutto sono piante che aiutano i pomodori contro gli insetti, i nemici, diciamo, possiamo dire, chiamarli così, tra virgolette, i nemici. Ecco, quindi questa è l'operazione che si vede del lavoro finito. Io ora vi saluto perché comunque il video è stato abbastanza consistente. Avete visto il lavoro, avete visto prima che parlavo, poi il video velocizzato, non so quanto tempo dura questo video, ma comunque quello che dura ve lo metto, e niente. Quindi io ora vi saluto, vado avanti a sfeminellare i pomodori e niente. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti amici da Paolo Fiat.